guardi a cui ci credo ancora. E per fortuna questa volta è colpa tua. Braccialetti Rossi racconta le vicende di sei ragazzi in lotta contro la malattia nelle corsie di un ospedale. L'anno scorso la fiction diretta da Giacomo Campiotti ha raccolto 6 milioni di spettatori a puntata ed è diventata un fenomeno di costume che ha coinvolto soprattutto il pubblico giovanile. I ragazzini avevano voglia di parlare di questi temi. Abbiamo tanti professori e maestri che ci dicono che lunedì mattina noi facevamo braccialetti rossi perché i ragazzi arrivavano a scuola con la voglia proprio di parlare di quelle cose che in genere la scuola e la famiglia non fanno, no? Raccontare la malattia e la morte da una prospettiva giovanile sembrava qualcosa di proibitivo. Invece i protagonisti di Braccialetti Rossi hanno dimostrato come si possano affrontare questioni serie, dal tumore all'anoressia, ed ottenere l'attenzione, anzi l'amore del pubblico. Non si sono affezionati a noi, ma più che altro ai personaggi, al modo in cui essi affrontano la malattia e reagiscono alle situazioni che gli accadono. Io credo che il pubblico abbia apprezzato il coraggio e la mancanza di ipocrisia anche di trattare dei temi così difficili. I giovani attori sono diventati dei piccoli divi e dovunque vadano trovano folle di fan che si rispecchiano nella fragilità ma anche nella forza dei loro personaggi, dandoci un'immagine degli adolescenti molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Credo che Braccialetti Rossi abbia avuto una funzione quasi di educazione alla malattia e i ragazzi questo lo hanno apprezzato. Direi gli eroi sono sei ragazzi malati e non sei tronisti, bellissimi, idoli irraggiungibili. E quindi potevano riconoscere magari nel vicino di banco malato, pelato perché fa la chemio senza gamba, il leader, l'eroe e non un estraneo strano. Commovente, tenera e a tratti comica, la serie è la versione italiana di una fiction catalana e i suoi diritti sono stati acquistati addirittura da Steven Spielberg negli Stati Uniti. La seconda stagione ricomincia laddove la prima era finita e introduce nuovi protagonisti ad affiancare i volti storici. Ho rubato delle fragole dal carrello. Tra i più amati c'è la coppia di Leo e Chris, lei guarita dall'anoressia, lui ancora in ospedale alle prese con il tumore alle ossa che gli ha fatto perdere una gamba. La loro storia d'amore sarà insidiata da una nuova ragazza arrivata all'ospedale. E torna anche Davide, morto alla fine della prima serie, che si manifesta sotto forma di angelo per aiutare i suoi amici e i suoi genitori. I braccialetti come stanno? Tutte le persone che lavorano come volontari, clown terapia o altre cose ci hanno scritto, tra le migliaia di lettere ci dicono che li abbiamo aiutati, abbiamo aperto più porte noi con il nostro film di loro, di quello che hanno fatto loro in 10 anni. Anche la seconda stagione, trascinata da un'emozionante colonna sonora, racconta con sincerità e spontaneità la realtà della malattia. Il dolore, la paura, la rabbia, la vergogna del sentirsi diversi, ma anche i momenti felici, le gioie inaspettate e la solidarietà tra amici attraverso gli occhi di questi ragazzi pieni di coraggio e di sogni nonostante tutto. Rocco. Rocco. Rocco.